approvata la manovra finanziaria 2014. Corecom, un anno di attività. 7 giorni in consiglio. In settimana si svolgono riunioni della prima commissione per l'esame del disegno di legge sulla montagna e la discussione del documento strategico unitario per i fondi europei. In primo piano. Nella notte tra il 31 gennaio e 1 febbraio, alla scadenza dell'esercizio provvisorio, con 25 voti favorevoli e 2 non votanti, l'opposizione non ha partecipato al voto, il Consiglio regionale ha approvato il bilancio di previsione 2014 e il pluriennale 2014-2016. Un testo basato su disposizioni indifferibili e urgenti dopo l'approvazione, poche ore prima, della legge finanziaria. Il bilancio pareggia a 15,2 miliardi di euro in termini di competenza e 18,2 in termini di cassa. In breve. Conferenza annuale del Comitato regionale per le comunicazioni a Palazzo Lascaris sul ruolo strategico del Comitato nel mondo dei media. All'incontro hanno partecipato il vicepresidente del Consiglio regionale Fabrizio Comba, il presidente del Comitato Bruno Geraci, la vicepresidente Tiziana Maglione, il commissario Ezio Ercole e il dirigente dell'AGCOM Roberto Casella. Scade il 31 marzo il bando regionale per i contributi alle biblioteche per la digitalizzazione delle testate giornalistiche locali del Piemonte. Il bando è riservato ai centri rete e ai poli bibliotecari. La digitalizzazione delle raccolte dei giornali locali fa parte del progetto promosso dalla Giunta e dal Consiglio regionale con gli editori locali e la FIPEG, Federazione Italiana Piccoli Editori di Giornali, che ha già prodotto il portale web Mente Locale, l'informazione per tutti. Il bando è pubblicato sul sito internet della Regione Piemonte.